Presidente Dal Negro, 3 giorni di incontro con i comuni a confronto con tutte le istituzioni. Cosa esce da questo incontro? In buona sostanza ci sono evidenziate 2 problematiche. I sindaci trasmettono all'area di governo le loro perplessità. I cittadini versano miliardi di euro di imposte, tra il 3 e il 5% vengono restituite ai comuni. Quindi sostanzialmente uno Stato nazionale che divora tutta la ricchezza prodotta dai cittadini. Come possono i sindaci prestare i servizi necessari, logici, obbligatori alle loro comunità? Questo sembra, come dire, un punto interrogativo che i sindaci dibattono da molto tempo, passano i governi, una volta di centro-sinistra, una volta di centrodestra, oggi è affrontato dai tecnici, ma la tematica non cambia. Però i sindaci non demordono, crediamo che il 2013 debba assolutamente ritornare l'IMU nelle casse comunali, se questo non è sicuramente ci saranno delle problematiche per tutto il paese che purtroppo poi si riverseranno sui cittadini. Il secondo problema insistentemente marcato e dibattuto per un giorno e mezzo è la questione delle tecnologie. I comuni si devono attrezzare per prestare servizi ai cittadini in via telematica. Anche qui però c'è bisogno di investimenti. Uno Stato che vuole affrontare le modernità e soprattutto uno Stato che vuole dialogare direttamente con i propri assistiti e quindi con i propri cittadini, dai sindaci ai presidenti di provincia, ai presidenti di regione, allo Stato nazionale, devono avere tecnologie avanzate direttamente sul territorio. Quindi il progetto Smart City Comuni 2.0 deve essere affrontato tra breve sia nei piccoli quanto nei medi quanto nei grandi comuni. Queste sono le tematiche principali affrontate in questa 29esima Assemblea dell'ANCI.